Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io dicevo due mesi, no, che seguiamo a distanza quello che accade. In questi due mesi sono successe molte cose, ma c'è un numero che mi ha particolarmente colpito ed è il numero 43. I morti, i bambini morti dall'inizio delle proteste contro il regime. E voglio ricordare che queste proteste sono partite proprio dall'assassinio di una ragazzina, 17 anni, uccisa perché portava male il velo. Cos'è quello che sta accadendo in Iran? Una repressione senza pietà? Che racconto è? Le proteste vanno avanti ormai da due mesi, i morti sono più di 400 e non abbiamo dati precisi. I morti sono probabilmente molti di più e tanti sono anche le persone che sono arrestate. È in atto una repressione di regime, come già era successo nel 2009 e nel 2019. Di recente il leader supremo Ali Khamenei ha dichiarato che in realtà questi ragazzi che sono in piazza sono deboli e sono giovani, quindi non rappresentano una vera minaccia per il sistema. Questo vuol dire che il leader supremo sta sottovalutando le proteste in corso e soprattutto che non ha nessuna voglia di cedere a un compromesso. Bisognerà vedere quanto i dimostranti avranno ancora voglia di protestare e quale sarà... E di rischiare anche, no? Di rischiare moltissimo. Però proviamo a ragionare passo dopo passo. Intanto giovanissimi quelli che animano la protesta. Ci sono persone un po' di tutte le età, ci sono donne, ci sono uomini, ci sono tanti giovani, ma perché la popolazione iraniana è di fatto giovane. Ci sono persone anche del ceto operaio, come ho scritto oggi sul manifesto, anche se le proteste non sono ancora diventate un vero e proprio sciopero generale in tutto il paese, al punto da portare a un blocco dell'economia nazionale, in particolare dell'industria petrolifera. Però ci sono persone di fatto di tutti i ceti sociali e ci sono persone di tutte le età. C'è stata anche una signore di 80 anni che ha dimostrato senza il velo davanti ai video, il suo video è diventato virale, suo figlio un blogger era stato ucciso tempo fa. Per cui la cosa importante di queste proteste è che sono pervasive, che toccano tante città dell'Iran e coinvolgono per la prima volta anche i giovanissimi, pensiamo ai ragazzi e alle ragazze del liceo. Ecco, questo è un movimento che non ha pari nella storia dell'Iran, se non forse proprio nel 1978-79, quando gli iraniani erano riusciti a rovesciare la monarchia. Il ruolo delle donne in queste proteste è un ruolo significativo, sta nel rapporto con, diciamo, i ragazzi, le ragazze, le varie categorie sociali allo stesso livello, oppure c'è un peso diverso delle donne? Le donne in queste proteste pesano di più rispetto al passato e la cosa bella è che per la prima volta nella storia dell'Iran gli uomini iraniani sono in piazza accanto alle loro donne per difendere anche i diritti delle donne. Ecco, questo non era mai successo nella storia dell'Iran. Però appunto nelle proteste, lo vediamo anche da queste immagini che scorrono, ci sono tantissimi ragazzi, tantissimi uomini che hanno delle rivendicazioni da portare, rivendicano il diritto all'immaginazione, il diritto a sognare, rivendicano un futuro migliore che la condizione politica ed economica dell'Iran non garantisce, perché l'Iran è un paese con la disoccupazione a due cifre, è un paese in cui l'inflazione corre al 41% e dove un reddito, per esempio il reddito di un insegnante, non basta a far quadrare i bilanci di una famiglia. Ci sono tante rivendicazioni, in primis sono rivendicazioni di diritti politici e di libertà civili. E diciamo che in questi giorni ci sono state prese di posizione nel mondo, no? Nel mondo dello sport intendo, e non so, penso alle giocatrici di basket senza velo, ma anche ai mondiali in Qatar, inno nazionale e i giocatori non lo cantano. Il peso, il significato specifico di manifestazioni come queste contro il regime? Sì, è molto importante tutto quello che c'è di simbolico, lo sport diventa strumento di emancipazione ma anche di protesta, però ci sono anche dei fraintesi nel modo in cui la stampa occidentale legge per esempio il rifiuto della nazionale di calcio iraniana di cantare l'inno nazionale. Sì, si è parlato di una furbata, no?
Ma di fatto stanno cercando di dare un colpo al cerchio e l'altro alla botte, perché 2 giorni prima si inchinavano davanti al presidente della Repubblica Islamica, Ibrahim Raisi, e quindi tantissimi iraniani nella partita di calcio di lunedì in realtà facevano il tifo per l'Inghilterra, perché non si riconoscevano in quella squadra di calcio che si era inchinata davanti a Ibrahim Raisi, che ha commesso tante colpe, perché comunque è responsabile di tanti massacri del passato. Alessio, ci sono aggiornamenti? Sì, perché soprattutto negli ultimi giorni il tentativo della leadership iraniana è quello di spostare l'attenzione e concentrarsi sulla tessitura di rapporti diplomatici anche con interlocutori che in questo momento sono attenzionati per altri temi, vedi la guerra in Ucraina. Raisi, incontrando il premier della Bielorussia, ha detto: dobbiamo rafforzare la cooperazione tra gli stati indipendenti che sono stati colpiti da sanzioni tiranniche. Questo è uno dei modi più efficaci per annullare l'embargo. Non so se la Sì. professoressa voleva intervenire sul punto. Sì, diciamo che stanno facendo tante azioni i leader della Repubblica Islamica, tra queste c'è anche il tentativo di legittimare gli accademici, i giornalisti che lavorano sull'Iran e lavorano per i media occidentali. Quindi la cosa che sta succedendo a tanti di noi, giornalisti accademici, è che veniamo segnalati sui social come degli agenti del regime iraniano. E quindi questi tweet poi in realtà vanno veloci perché non sono molto spesso operati da esseri umani, e quindi c'è una campagna proprio di diffamazione nei confronti di tanti giornalisti, anche in Italia ma anche in America, con l'obiettivo proprio di togliere legittimità a chi con competenza sta cercando di Cioè, analizzare quelle. screditare chi parla di loro, semplicemente, no? O chi Sì, critica semplicemente gente che l'operato. lavora da sempre sui diritti umani, sui diritti dell'Iran e sostiene le proteste, anche se il dovere di noi giornalisti è fare informazione, non siamo attivisti, abbiamo un ruolo completamente diverso, però appunto sulla rete, sui social network, corrono veloci informazioni che in realtà denigrano le persone che parlano di competenza. L'altro dato che è molto importante riguarda la macchina repressiva dell'Iran. Io ho scritto un articolo che uscirà a breve sul Mondo Economico, che è una testata online della Fondazione Sì. Einaudi, che è molto interessante perché parla di 500.000 poliziotti che sono a disposizione del leader supremo delle autorità per reprimere il dissenso, e poi il dato allarmante sono i 320.000 pasdaran, quelli militarizzati, quindi non quelli che lavorano in un ambito economico oppure politico, che sono in grado di prendere le armi e di reprimere il dissenso. E poi ancora l'altro dato che ho raccolto riguarda i paramilitari, sono 80-90 mila i paramilitari, i cosiddetti basigi, che sono come i pasdaran, come le guardie rivoluzionarie, molto molto fedeli all'ideologia della Repubblica Islamica, quindi a quella che fu dell'Ayatollah Khomeini. Ecco, ci sono anche 320 mila riservisti che il leader supremo potrebbe dispiegare nei confronti dei manifestanti. Cos'è Quindi la che cosa che ci ha teme detto mi ha fatto soprattutto paura il proprio leader la presenza. supremo? Non ho capito, Cos'è Tiziana. che teme soprattutto il leader supremo? Ma il Cioè, leader supremo in inizia questo momento questa partecipa. repressione, perché qual è il vero punto per lui? Lo scollamento che c'è tra la leadership e il popolo sono due entità completamente diverse. La leadership in questo momento non riesce più a capire il suo popolo, e soprattutto con la repressione del regime che c'è stata è venuta meno l'ultima legittimità della Repubblica Islamica. Oggi però il problema grande, il pericolo più grande è che si passi da una Repubblica Islamica religiosa a una Repubblica militare dominata dai Pasdaran, perché come dicevo un attimo prima, i Pasdaran, le guardie rivoluzionarie, sono in tanti, sono molto fedeli all'ideologia della Repubblica Islamica, anche se poi ovviamente ci sono delle spaccature al suo interno, e soprattutto controllano l'economia del paese. I Pasdaran sono più attenti a quello che succede a Oriente dell'Iran che non all'Occidente, quindi nel caso in cui dovessero riuscire a prendere il potere con un colpo di mano in questa situazione molto molto delicata che attraversa oggi l'Iran, beh, guarderebbero sicuramente maggiormente alla Cina, un po' meno forse alla Russia, e non vorrebbero certamente tornare al tavolo dei negoziati con la diplomazia occidentale per sottoscrivere un nuovo accordo nucleare. Quindi oggi secondo me l'Iran rischia di passare dalla padella nella brace. Sicuramente una repubblica militare non piace agli iraniani che scendono in piazza oggi, ma non piace nemmeno agli Stati Uniti, nemmeno a Israele, nemmeno a coloro che oggi di fatto sostengono anche solo a parole la protesta in atto, quella In che gli attivisti Italia vorranno ne chiamare abbiamo protesta. parlato, ne parliamo abbastanza.